È stata presentata nei giorni scorsi in Ateneo l'iniziativa voluta dall'Assofarm, l'associazione che racchiude le farmacie comunali italiane a sostegno dell'Università di Camerino. Il presidente nazionale Assofarm, Venanzio Gizzi, e il vicepresidente Luca Pieri hanno infatti consegnato al rettore eletto Claudio Pettinari la somma ricavata dalla raccolta fondi tra gli associati, che verrà utilizzata per iniziative e progetti a sostegno della scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute di Unicam. Presenti all'incontro anche il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui e il commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del centro Italia, l'onorevole Paola De Micheli, che per la prima volta dalla sua nomina ha fatto visita all'Ateneo. Io credo che sia stata un'operazione lungimirante delle farmacie comunali nazionali che, sapendo quanto quest'università sta facendo per tutta la filiera farmaceutica in Italia, vogliono, diciamo così, investire sul ripristino dei laboratori che servivano e che sono andati rovinati durante il sisma, che servivano per formare tutte le persone che poi dopo finiscono nella filiera farmaceutica. Quindi è un investimento, come si può dire, importante su una filiera che diventa sempre più importante in Italia. Non è il caso, tutta la discussione sull'autorità del farmaco europea, e io credo che sia anche il riconoscimento di un movimento nazionale delle farmacie sul ruolo che l'Università di Camerino in questo settore. Saranno sicuramente studenti all'altezza del loro ruolo, sappiamo il prestigio della facoltà di Camerino, conosciamo la storia dell'Università di Camerino. Noi di Assofarm siamo stati veramente lieti, noi di Assofarm, ma soprattutto le farmacie comunali sono state veramente lieti di aver offerto parte del loro lavoro per un progetto così di solidarietà e così pieno di significati, con l'auspicio che tutto il territorio possa riprendere al più presto possibile. È nel DNA delle farmacie comunali il concetto di solidarietà, il concetto di aiuto, il concetto di ascolto e soprattutto il concetto della presa in carico del cittadino. Presa in carico del cittadino e quindi la presa in carico del paziente. I farmacisti comunali lavorano, vogliono che la farmacia si sviluppi in questa direzione, che possono essere sempre più vicini ai cittadini e possono sempre ascoltarli meglio e seguirli meglio nel loro ciclo di cura. Assofarm fu vicina subito nel momento del terremoto, ci contattò, ci chiese come poteva risolvere problemi che in quel momento si erano generati. Immaginammo subito un intervento, data la relazione fra le farmacie comunali e la scuola del farmaco e dei prodotti della salute, un intervento a favore della scuola stessa. In quel momento il nostro edificio, dove si svolgevano i laboratori, aveva subito dei danni, fortunatamente non strutturali, ma danni comunque importanti e significativi per la prosecuzione delle attività didattiche e di ricerca, e Assofarm diede subito diciamo, l'ok per questo tipo di progetto e iniziò la raccolta fondi, una raccolta fondi che si è definita nel tempo, si è quantificata, hanno raccolto 63.000 euro e questi 63.000 euro saranno diciamo, utilizzati per la copertura parziale delle spese che dobbiamo e abbiamo in parte già fatto, su lavori che abbiamo già fatto presso la nostra scuola del farmaco. Ma quello che è importante è che con la donazione di oggi si sancisce un rapporto importante fra noi e Assofarm.